grazie per la linea. Adesso sono in compagnia del sindaco rieletto a Carpaneto, con Carpaneto Insieme, Andrea Arfani. Buon pomeriggio, benvenuto, complimenti. Buon pomeriggio a voi. E allora, quali sono le prime emozioni, soddisfazioni dopo questa vittoria? Lo abbiamo detto anche con gli altri sindaci che sono stati eletti, si arriva dopo una campagna elettorale piuttosto difficoltosa e adesso si raccoglie. Sì, si raccoglie le fiducia dei cittadini. È stato difficile perché avevamo contro due liste che avevano l'esclusivo obiettivo di battere noi, e quindi era un 2-1, ma il nostro metodo, la nostra impostazione ha pagato, la serietà, la calma, la freddezza, il non cedere a ricatti e proposte ha pagato, e i cittadini hanno condiviso la nostra idea e ci hanno dato questa grandissima responsabilità. Riconfermarsi non è mai semplice, vuol dire insomma che il lavoro è stato apprezzato. È stato apprezzato il lavoro, credo che sia stato apprezzato quindi innanzitutto il lavoro di questi 5 anni, che è stato fondamentale, perché siamo arrivati grazie a quello ad mettere a disposizione una grandissima dote di interventi, di idee, di progetti. È stato premiato anche l'impostazione, l'atteggiamento che abbiamo avuto, cioè non cedere a delle proposte, dei ricatti, dei compromessi che avrebbero semplificato sicuramente l'attività di campagna elettorale, ma avrebbero reso molto più difficoltosa il lavoro dei prossimi 5 anni. Quindi abbiamo deciso di proseguire per la nostra strada e questo ha pagato. Su cosa punta in questi 5 anni? Dove si può far salire l'asticella? Innanzitutto continuare il lavoro dei primi 5, perché è stato il primo elemento di gradimento. Quindi continuità. Continuità, assolutamente continuità con il lavoro e con l'atteggiamento, che sono due cose imprescindibili. E poi ci sarà un sogno nel cassetto, immagino, no? Da tirare fuori. Il sogno nel cassetto è prendere tutto ciò che potrà essere possibile dal PNRR per far sì che tutti i fondi che Carpaneto riuscirà ad acquisire possono giovare al suo territorio. Mi sa che lì sarà una battaglia con la burocrazia che bisogna vincere. Noi abbiamo messo come primo punto del nostro programma la creazione di un ufficio PNRR. Ora proseguiamo in quella direzione. Questa è già una bella prima pietra, diciamo, per obiettivi molto molto importanti, come giustamente ha sottolineato lei. Grazie e complimenti per la sua vittoria. Grazie a lei, buon lavoro, buonasera. Andrea Arfani, ospite di Radio Sound Piacenza 24, rieletto sindaco a Carpaneto.